C'è una presenza che Padre Pio non solo sperimenta su di sé, ma raccomanda appunto a tutti i suoi figli spirituali, in particolar modo ai sacerdoti e ai consacrati. La presenza di Maria, la presenza della Madonna. Padre Pio la chiamava la mammina, la dolce mammina. E Padre Pio scrive sempre a Padre Agostino da San Marco in Lamis, il suo confessore, scrive di aver con sé tutte le volte che celebra l'Eucaristia, avere diciamo al suo fianco la presenza della Madonna. Questo è bellissimo. Ascoltiamo le parole di Padre Pio, parole che lui scrive all'inizio del mese di maggio. Dice: povera mammina, quando bene mi vuole. La mammina è la Madonna. L'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese, che come dicevo è il mese di maggio. Con quanta cura mi ha ella accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me, solo con riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore. Ecco, tutto ciò avviene mentre Padre Pio celebra l'Eucaristia. Dice: un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore che non ho potuto capire. Non si può nemmeno i santi possono capire il mistero che avviene dentro di loro durante l'Eucaristia celebrata. Sentivo il bisogno di applicarci del ghiaccio, dice Padre Pio, per estinguere questo fuoco che mi va consumando. Vedete, è bello sentire che un sacerdote è accompagnato sull'altare della Madonna. E parlo proprio a te, sacerdote. Padre Pio certamente la vedeva, ma tu la puoi, insieme al popolo che celebra e a te che presiedi l'Eucaristia, tu puoi sentire nel tuo cuore questa presenza di Maria, questa presenza della Madonna, perché tu celebri in persona Cristi e Maria è vicino sempre a suo figlio. Allora non scoraggiarti, piuttosto riscopri il valore bello, immenso, profondo, mistico della Santa Messa, dell'Eucaristia, perché un prete senza Eucaristia non ha senso, e anche l'Eucaristia senza il prete non potremmo avere l'Eucaristia. Guardate che grande dono il Signore ci ha dato. E ciò che ci aiuta a vivere meglio questo mistero è la presenza della mamma, è la presenza di Maria. Come nella vita, quante volte nella nostra vita chi ci fa capire le cose, chi ci fa cogliere i problemi, chi ci dà forza, chi ci dà coraggio, chi ci dà coraggio anche se noi non capiamo quello che ci accade, è proprio Maria, è proprio la mamma. E Maria, come mamma di tutti, ci aiuta ad accogliere e ad accogliere, anche se non capiamo del tutto o niente, per niente, il mistero del figlio che nasce, che soffre, che muore e che risorge per ciascuno di noi. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!